Via Guidetti, Viale Paride Stefanini, Via Passariello. Sono questi alcuni nomi della nuova toponomastica dell'ospedale Umberto I di Roma. Nicola Zingaretti e rettore dell'Università La Sapienza Eugenio Gaudio inaugurano al Policlinico le nuove vie della struttura ospedaliera. Le targhe sono intitolate a illustri personaggi che hanno fatto la storia della medicina. Una scelta fortemente sostenuta dal direttore generale Domenico Alessio. È una giornata storica importante anche perché abbiamo, diciamo così, inaugurato una toponomastica all'interno della struttura e le varie strade sono state intitolate ai grandi medici del passato che hanno scritto la storia della medicina non solo a livello romano ma a livello nazionale e mondiale. Ad arricchire la giornata la proiezione di un video storico che ripercorre i cambiamenti delle vie del nosocomio. È giusto chiamare a raccolta tutte le famiglie degli scienziati che hanno fatto nella storia grande la medicina italiana per dirgli che la medicina non si dimentica e l'Italia non si dimentica di loro con questo gesto fatto dal Policlinico di dedicare le vie a questi grandi scienziati. È importante dire che questa scelta di ricordare i padri della medicina italiana viene fatta in un luogo non in declino ma che sta risorgendo, perché qui sta aprendo il più grande cantiere sanitario della storia d'Italia negli ultimi anni, perché saranno decine e decine di milioni di euro di investimento per un cantiere nel quale la parola chiusura non esiste, ma esisterà solo la parola modernizzazione, innovazione e ampliamento dei servizi. È importante perché così docenti, studenti, medici, tutti gli avventori, leggendo i nomi delle strade, ricorderanno e si sentiranno più impegnati per una medicina sempre di alto livello. Di rilevata importanza la notizia della fine dei lavori di ristrutturazione del nuovo reparto di pediatria dell'ospedale.